Buongiorno Presidente. Le possiamo chiedere due cose sul derby? Come? Le possiamo chiedere due cose sul derby? Sì. Che effetto le fa questo derby cinese che segna un'epoca sicuramente diversa rispetto al passato, col Milan anche che sta per diventare cinese? Diciamo che qua all'ultimo momento seguire squadra non ti viene in mente il fatto che siano di proprietà straniera o italiana, e quindi penso che sia più o meno uguale. È affascinante comunque, i temi sono legati a fatti sportivi e non a fatti societari. È una sfida anche, se vogliamo, tra Montella e Pioli, due allenatori italiani, entrambi esordienti in un derby. Come vede la sfida tra i due? Beh, Montella ha dimostrato di far molto bene. Pioli arriva per... solitamente il cambio di allenatore porta fortuna, insomma, quindi dovrebbe essere avvantaggiato da questo fatto. No, non è un lavoro facile per Pioli, senza dubbio, si trova subito per una partita difficile, è una persona intelligente, fa giocare bene le squadre, quindi credo che comunque si staremo bene. Qual è stato il suo derby più bello, quello che ricorda con più affetto? Beh, il primo mi è piaciuto molto perché eravamo proprio sfavoriti, abbiamo vinto bene, la partita poi combattuta. E poi niente, bello quello di quando arrivò Snyder il giorno prima. Sono tanti, i derby sono tutti interessanti, tutti belli e tutti pieni di pathos, quindi sarà così anche quello di domenica. Presidente, l'ultimo derby fuori casa deciso da un calciatore dell'Inter è stato deciso da Walter Samuel. Come prende il suo ritorno, insomma, all'Inter, cosa ne pensa? Beh, bellissimo, come cosa utile, sono ragazzi intelligenti, quelli che hanno vinto, che partecipavano con la squadra che ha vinto il tripletto, e poi affezionato all'Inter, e quindi credo che sia assolutamente quello che ci voleva. Grazie. Grazie, arrivederci.